Ultima gara in programma oggi da Boario Terme, domenica 7 luglio, a chiudere il sipario la categoria più attesa. Quasi 80 km da superare, la salita di Berzo inferiore da ripetere due volte prima di contendersi la vittoria finale. In palio, oltre al titolo italiano, anche il prestigioso trofeo Lampre. Coraggio, determinazione, un'azione di forza che ha ripagato chi ha saputo osare. Direttamente la voce dello speaker, Stefano Bertolotti. ...della Lombardia, dell'attacco di Multari a un chilometro dalla conclusione, 300 metri al termine del trofeo Lampre del campionato d'Italia per la categoria di ieri. Ancora Multari in testa, pochi salti alla interviste della nostra Elena Salvi. Dalla Sicilia un terzo posto agli italiani, eri comunque già pronosticato. Sì, ci tenevo tanto a fare bene in questa gara, però il terzo posto va bene così. È stata dura? Sì, il percorso non sembrava impegnativo, però si è fatto molto impegnativo. Un pizzico di rammarico, ma un grande secondo posto, una forma strepitosa. Beh sì, ci è venuto l'italiano ben in forma, era una gara abbastanza dura con molti strappi e io sono molto veloce, dovevo solo tenere duro sugli strappi e ce l'ho fatta, solo che è uscito questo secondo posto. Ti brucia un pochino? Brucia un po' tanto. 2 chilometri in apnea e la maglia che tutti sognano è sulle tue spalle, come stai? Emozionato, diciamo che ho voluto vendicare quello che era successo a Chiavari e finalmente è arrivata quello che era da un po' che aspettavo e mi preparavo appunto per questa manifestazione, questo appuntamento e adesso faccio fatica ancora a crederci, però la vedo indosso, quindi mi sento realizzato. I 2 chilometri, sono voltato dietro, ho guardato com'era il gruppo, ho attaccato, sul pezzo più duro mi sono girato visto che erano tutti in difficoltà e ho voluto continuare, ho visto che ho preso vantaggio e alla fine sono arrivato. Il tricolore è la maglia che tutti sognano ormai sulle tue spalle, a chi la dedichi? Ma adesso la dedico a tutta la squadra, allo sponsor, a Fabrizio Bontempi che è un grande amico e ci credeva anche lui. E alla mia famiglia.